10 minuti di ritardo il treno. Sono riuscito a far stampare il biglietto da chi in Ancona e basta, no per Tivoli. A Tivoli lo fo in Ancona. Sta arrivando con 10 minuti di ritardo, mi è andata bene, perché sennò lo perdevo. Sono qui alla stazione di Osimo e Castelfidardo, guarda. Oggi qualcosa mi dice di andare a Tivoli, di andare a trovare l'amico mio Marco. Parto adesso. Domenica 15 aprile 2018.
Vado dal bagno, sono arrivato a Roma Termini, la gente cala giù, io invece bocco dentro. Finalmente una pisciata. Oh, guarda quell'acquedotto quanto è alto. C'è le scale a chiocciola che va su tutto. Vedi? È una pompa d'acqua. Roma Termini. Guarda, un'altra pompa d'acqua. Quelle pompe rifornisce i treni. Arrivo al binario 2, pietra est, allontanarsi dalla linea gialla. Questo più economico che ho preso io di treno si ferma molto prima. C'è da fare 1 chilometro a piedi per arrivare laggiù. Però cosa me frega, tanto fa solo bene a fare 1 chilometro a piedi. Sono stato molto comodo, bene. Cosa me frega se ci vuole di più? Almeno ne approfitto per unire i filmati. Infatti mi sono portato il portatile e ho unito i filmati. Quello parte, quello è un interregionale pure. Roma. E na miseria. Il cielo proprio è completamente schermato. Porca miseria, guarda lì. Che macello. Adesso vado a magnà. Poi un treno mi porta a Tivoli direttamente, in modo che non scomodo né Andrea, né a Gianluca, né a Marco e né a Fabio. Non scomodo a nessuno stavolta. Vado oltre da per me, fatta finita. È una calma apparente oggi. Grazie.
Oh, farà 27 gradi, 28. È estate qua, oh. Scuro nero il cielo, un macello, eppure un caldo non te dico. Però io devo andare a sperimentare le grotte, quindi mi ci vuole da essere vestito. La stazione di Tivoli. Guarda, già c'è Marco! Già c'è Marco, è una miseria! Non c'è se può credere. Gli ho detto le tre in modo che se la piaga con comodo, e invece già è venuto qui. Porca miseria, che fratello! Un fratello incredibile, oh! Vedi? L'amicizia è importantissima. Senza amicizia, quando ti casca tutto addosso, da soli, è un po' complicata la faccenda. Invece con l'amicizia è più facile, perché c'è il conforto. Dal tugurio, il tugurio di Marco. Aspetta, no. Qui c'è un via tutto. Non è che cazzo, non lo sei? No. Capitano, via di profilo, porco, già sta cosa brutta. No, vabbè, vabbè. Fabio, ci manchi tu, Fabio, dai. Perché mi fa? Voglio una cosa, no? Ah, di lì dove vieni? Ci stai la stagione del Papa. Ti piace cose vintage? Ah, finalmente. Siamo qui insieme. Aspetta, incominciamo. Sì. Ciak. Vai. Basti e Ciak. Eccoci qui con Fabio e Marco, i miei eccoci amici. Eccoci qua. Fabio è venuto da Roma. Siamo dentro a un tugurio. Un tugurio, praticamente. Anni 70, un misto fra anni 70 e primi Novecento. Tipo baracca di sfollati, di remotati e quant'altro, insomma. Certo. Però niente non è, per coprirsi. È bellissimo, è un ambiente perfetto. Quando però qualsiasi luogo diventa bello, anche il luogo più... In compagnia. Certo. In compagnia e in fraternità. Diventa il luogo più bello del mondo. Giuste parole, fraternità, guarda, fraternità è una bellissima parola, proprio, diciamo, parola adatta, parola giusta proprio. Adesso perché faccio... Adesso sì, questa parola mi sa che... Facciamo vedere un po' l'ambiente degli anni 70. Non è più riconosciuta. Non è più riconosciuta. No. Fraternità. È valutata. Mm-mm. Se pensa a altre cose. Consumismo. Alle cose frivole. Sì, è vero. Che poi passano. Finiscono. Finiscono subito. Non è... Le cose non sono eterne. Oppure, sì, magari vabbè, le cose sono eterne, però. Ma l'amicizia quella vera. L'amicizia quella vera. Quella vera, dico però, eh. Quella vera, secondo me. È difficile, no. Ma c'è, esiste. Però ci vuole. Che ci vuole? Ci vuole questo. Questo qui ci vuole. Sì, ancora a parte per mantenersi un'amicizia vera. Perché oggi come oggi. Se stufamo subito di tutto, basta che uno ha un problema e lo mandiamo subito a quel paese perché ci sta sui coglioni, perché magari questo è una persona problematica, via, allora lo molliamo perché poi quando c'è rispetto, persone più, quando c'è rispetto reciproco, quello la lealtà, sicuramente, la lealtà. Quello sicuramente. Quando c'è rispetto reciproco, l'amicizia vera, la fraternità, come dicevo prima a Marco, quello è vero. Anche a Fabio che mi sta vicino, quello è vero. E si sta vicini anche e soprattutto nel momento che uno soffre. Esatto. Vero. Quella è l'amicizia vera. E un amico vero lo percepisce, lo capisce quando una persona, il tuo amico, ha bisogno, no? Eh sì, perché un amico si riconosce proprio in questi momenti, quando lo cerchi. Ognuno a modo suo, ma deve essere presente in qualche modo. Eh sì, e lui magari pure di notte si alza e ti viene a soccorrere. Quello è un vero amico.
Poi vabbè, così. Ognuno la pensa come vuole. E te, per esempio, Marco, fai salti mortali per me. Fabio pure ci è venuto da un macello dei chilometri da qui. Te l'ho sempre detto e lo ripeterò. Se lo posso fare, io lo faccio. Perché certo, poi è la possibilità che uno... Credo in te, poi dopo, certo. Se uno non lo fa, giustamente non è che se lo... Certo. Privato. È la possibilità che uno ha, cioè non è che puoi fare miracoli, però l'importante a volte è il pensiero. Tanto è mi è venuto in mente una cosa, no? Guardando su telefono anni 80. Telefono anni 80? Anche anni 70. La televisione anni... E quella è anni 40. 70. Quella è la casa del tuo Pettignano. Facci quando vedere la casa del tuo Pettignano. È la radio anni 50. Sì. Guardando tutte queste cose antiche, proprio vecchie. È un segno dell'unione. È vero. Che se ne è andata via. Non c'è più. No, vero. Nello vero. Stesso tempo, però, noi la ricreiamo con la nostra amicizia. È vero. Noi la ricreiamo. Perché magari un tempo queste cose erano funzionanti e servivano. Tu pensa quanta gente si era raccolta davanti a qua a televisione negli anni 70 a vedere sì, a vero, vero. Quante gente? Persone ci avranno visto, capito? È vero, la cosa giusta sta di Fabio. Quante persone magari ci avranno visto. Quanto intrattenimento ha ottenuto qua a televisione? Vero, vero. Oppure sto tavolino, sta camera da pranzo. Quante persone ci avranno oppure mangiato. Oppure tempi di guerra, quanta gente sentiva pure quello la radio vero, lì. Pure quello è vero. Però dopo è finito tutto, è finito pure quella radio lì. Infatti la vedevo tutta sbudellata. Tutto finisce, le cose materiali, ma che è che non finisce mai? Matteo, che cos'è che non finisce mai? Le cose materiali secondo finiscono te. Su sta terra, ma che cos'è che non finisce mai? Secondo te. Passo la linea a Marco. Guarda, secondo me... Quello che non finisce mai è l'amore, diciamo che uno ci può avere per l'amore? Sì, per la persona amata, diciamo che... La cosa più importante delle persone è l'anima che non... È l'anima che... Non muore sì, mai, infatti, eterna. È vero, l'anima è eterna. Sì. È vero. Una formica anni 80. Guarda che roba. Una formica anni 80. Questa se la mangi ne sapevi bianco. Sì, sì. Invece quelle nere ne sapevi rosso. Ah, mezza nere. Io l'ho mangiato. È acido portico. Io l'ho mangiato un sacco di formiche. Quello che volevo dire io, sul fatto storico, che guardando questi oggetti antichi, come dicevi tu Fabio della televisione, sì. Chissà quanta gente, sì. Le famiglie, tutte lì, no? La stessa cosa ci dovrebbe far ricordare alla comunione e al dialogo che c'era una volta tra le persone. Che adesso non ci mettiamo in questi momenti meditativi come stiamo facendo, non c'è più. Non c'è più. Adesso tutti corrono, tutti scappano. Cellulare. Ma io vedo pure nel treno, di tutti i viaggi che sto a fare, la maggior parte dei viaggi col carissimo Andrea Garbini che ringrazio. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Grande. Risparmio virtuoso. Però la maggior parte dopo quegli altri viaggi li affronto col treno. Oh, la maggior parte di gente, come dato di fatto, tutti attenti, anch'io, al cellulare, perché tanto non sai cosa dire alla gente che ti sta di fronte. Cosa vai a dire? Non ti guarda le strisce, incazzati neri, stanno sempre guardando il suo monitor. E dove è il dialogo? Non c'è più niente. Cos'è? Che dialogo c'è? E più avanti così e più sarà peggio. E più è peggio, perché per conoscere una persona devi per forza avere Facebook oppure Instagram. E poi cosa conosci? La gente nelle foto si modificano. E la vai a conoscere, è tutto completamente diversa. Perché davanti è una cosa, una persona. Invece all'interno è un'altra. Ma anche nelle fotografie. Le fotografie è tutta apparenza. Per carità, a volte è vero quello che esprime la foto. Dipende, non bisogna manco a parlare. Ma una volta vedevi foto di gruppo, no? Amici, foto. Boh, il selfie, te la fai da solo. Ah, cioè, vero. Lio. Belle foto. Domina solo lì. Lio e basta. Quelle belle foto dove si stava tutti insieme. Sono rare. Io ho fatto caso che su Instagram la maggior parte che c'ha Instagram è le donne.
perché vogliono guadagnare quella somma su Instagram e allora si fanno vedere nude. Più nude se fanno vedere, più che su Instagram. Che cazzo? Più audience c'è. Io ogni volta che tacco Instagram. Ti giuro, non te sto più a giro, eh. Oh, cioè io non so che è Instagram. Instagram è simile a Facebook. Te lo giuro, non lo so. È simile a Facebook. Metti foto. Foto. Metti foto, però ci puoi guadagnare. Quindi la maggior parte di ragazzi mettono in risalto il loro corpo per guadagnarci. Quindi più fanno vedere le cosce, le chiappe. Ma se mettono pure con tutto il sotto delle donne pure, tutto il coso delle donne fuori? Nude no, a volte in topless, però la maggior parte è mezze nude. Quindi per fa credito, capito? Che lì Instagram è tipo YouTube, che dopo un po', quando c'hai un tot di iscritti, ci guadagni con i sponsor. Allora le ragazze, la maggior parte di loro, mettono in vendita il corpo. Perché mettono in vendita il corpo? Per fare i soldi. No. Come sempre, come tutte le cose. Quindi come apro Instagram viene tutte nude, però lì tutte foto contro foto, dopo le guardi di persona, manco te parla, manco te saluta, niente. Incredibile questa cosa. Solo tramite telefono c'hai il dialogo, se ce l'hai. Capito? Quindi nei messaggi è una, non è una cosa concreta. Tutto fasullo. È tutta una cosa... No, come tutti i social, come tante cose. Cioè, come non un fumo, come se tu hai un fumo arrosto. Bravo Marco. È come se nonno Basilio guardava Valeria Marini nel 94, no? 94-95. 94-95 Valeria Marini. Non era male. Era un bel po'. Ecco. Dopo, sai, col tempo ci si sforma tutti. Però era una ragazza molto bella. Bella presenza. Allora mio nonno la guardava nella televisione sul canale 5 e diceva, mia madre diceva, babbetto, ti piace Valeria Marini? Ha detto, certo che mi piace, però non la puoi toccare, è il monitor, che ce fai? Che ce fai? Non ce faccio niente. Che lui vedeva il televisore. Ha ragione. Nonno lo chiamava le basi delle donne perché c'era tutte donne. Era pieno di donne. Era un seminator. Nonno era un seminator. Nonno pacifico pure, uguale, pure peggio forse. Pensa oh, c'è Geppetto là, Pinocchio. Dove? No, un ciocco, ciocco di c'è Pinocchio. No, Pinocchio so io perché c'è il naso di Pinocchio, quindi. No. E stanno a prendere giro, li vedi? Poi sono amici, eh? No, Marco, dai, perché no, vediamo un po' cosa c'è. Basta scherzare, lo so. Vedi quanto è bello a parlare insieme in amicizia. Quanto è bello, anche se dopo qualche discorso si può anche sbagliare. Però... Beh, i discorsi uno vuole sbagliare, no? Sono spontanei. Sì, vai spontanei. Volevo troppo io prima, però stavo cercando di Adesso comunque noi andiamo a sperimentare un vecchio casolare. Vado a prendere una cosa fuori, torno subito, un attimo solo. Fabio c'ha la maglietta col logo mio, quindi... Che andiamo a sperimentare adesso, Matteo? Un vecchio casolare che si trova qua sopra, sopra una montagna. Una montagna. L'ho visto prima dalla strada. E poi due grotte. Due grotte che mi consiglia Marco. Marco Tivoli. Marco Frigo Tivoli. Sì. Bene, bene. Perché Marco mi ha comprato il frigorifero. In più mi ha fatto sta... Quant'è? 10 volte in albergo laggiù. Io ho detto a Marco, ma senza che spendi i soldi, fammi sta qui sopra su tavoli, mi ci metti due lenzuoli e a posto, mi arrangio. E lui però, per la mia salvaguardia di tutela della salute... Lui vorrebbe dormire qua, ma non è possibile dormire qua, perché... Guarda un po' che figata, va. La notte tutti... Di un po'? No, lui vorrebbe dormire qua, no, però sì, Matteo... Qui. Ma senti un po' chi è? Qui la telefono, rispondi. Io rispondo. Vai. Pronto? Sì? Matteo. Cercano Matteo. Certo, Matteo sta qui. Ma senti poi, te riprendo io. Non è possibile. C'è Nalone in quell'obiettivo. Chissà chi è lo che mi chiama. Nel telefono anni 80. No, è incredibile. In prima. Chi è? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Va bene. Un zumbo, ciao Matteo. Una zucca. Di ceramica, mi sa. Te lo passo. Vito Pardo. Ah. Vito Pardo al telefono. Fa un po' vedere.
Cosa vuole? Oh, Vito, cosa voglio? Sì, sono qua giù a Tivoli. No, non te posso venire a trovare. No. Ah, c'è dei ragazzetti delinquenti che ti tirano i sassi. Mi dispiace, la prossima volta che vieno su, se li incontro, gli do tre zampate, li butto sopra gli alberi. Dai, non ti preoccupare, tanto te sei de bronzo. Vabbè. Ah, non ti preoccupi per quello, me l'hai detto solo. Vabbè. Dai, ti vieno a trovare presto, Vito. Sì, se sta bene un bel poco giù a Tivoli. Ma chi gliel'ha detto che stai qua? Un cuoricino? Sì, un cuoricino. Ah. Quello di quell'uovo di prima che mi ha trovato. Ha partorito, è andato male, il parto, è andato su subito a dirlo. Vabbè, Vito, grazie che mi hai chiamato. Non pensavo che mi chiamai pure per telefono anni 80 qui. Vabbè, allora ci vediamo presto, sì, mi sento bene qui, dagli amici mi vogliono bene veramente. Ah, lo sai? Ah, pure questo te l'ha detto il cuoricino. Allora a posto, ti dice tutto. Cosa mi chiamata a fare, se sai tutto? Ah, mi volevi solo salutare? Vabbè, oh, ti saluto, Vito, ciao. Ciao, Vito, pure da parte nostra. Ciao, Vito. Ti saluta ciao, Marco ciao. E Fabio. Vi ringrazio, Vito. Ok, prego. Bene, bene. Cos'è che vuoi fare un altro round? Ah, te vuoi scontrare... Vabbè, vieni pure, che c'hanno bisogno di una lezione. Bravo. Ciao, ci vediamo allora o a round oppure lì al monumento. Ciao Vito, ti voglio bene, ciao, grazie. Pure lui, che spettacolo, ma ti rendi conto, ti ha rintracciato pure il pensa tu, hai detto che è incazzato nero, vuole fare un round. Vabbè dai, segno che... La qualcuno... cosa del wrestling, no? Ah, sì, le facciamo un giochetto quello che fai. Quei video, no? L'avete visti? Ma che bello! Adesso scontrerà pure lui. Che spettacolo! Ha detto, ma te hai dato una capocciata detto... a quel lampadaro, madonna! Sai cosa mi ha detto Vito? Ha detto che devo portare Andrea Garbini con Vito e faremo... Un incontro? Un incontro, insieme. Bello. Ma pensa te, telefoni anni 80. E vabbè, niente. Volevamo una... Andiamo a fare sta... A vedere che sta visitina. Oh, là, l'orologio anni 90, a che ora si è fermato? Alle 10 e un quarto. Si è fermato alle 10 e 10, praticamente. Sono numeri che devi vedere la simbologia. E quello lì che è? Un demone, secondo te? Quello attaccato lì. Sì, quello è un demone voodoo. Un demone guarda, buono. Quello è un demone. Poi sicuramente ci sta una pandicana dentro lo suo tubo. Ah, che dorme lì questo tubo qua perché lo vedo brutto Pulcinella brutto guarda così. Chi c'è guarda chi c'è guarda. Chi è Calimero questo no Pulcinella guarda un po' il Papa dice Gesù è il dono del Padre fra noi è un amore che benedice e dà valore a tutto un amore che dà forza alla famiglia al lavoro allo studio all'amicizia e ad ogni attività umana. Perché io dico che Gesù è l'energia della mamma terra che ci ama immensamente, insieme con mamma Maria. Guarda il cornicchio il cornicchio brutto. Quello cos'è? Una cucinetta? Sì, tipo un cornicchiamento. C'è il forno per la cottura. Ah, poi te lo fai vedere, pure agli amici qui, spettatori. Questa qui per lo scopaggio. Ah, esatto. Questa va bene. Questa per lo scopaggio. Sì. Come esaginata. Bene, no? Ecco acqua, ultima acqua. Vino da tavola, Nammi, sei antico. Oh, la cassa anni 80. Quelle sono proprio... Ma funzionano? Sì. Funzionano ancora? Sì, però prima ci attacchiamo lo stereo. Descartes ancora funziona, no miseria. Questo è il signore Cassi. Senza marca, che marca so? Senza marca. No, perché se lo ricorda. Questo è. A posto. Bello, bel posto, interessante. La Madonnina chi? Guarda che tavoli che facevi una volta lì. Mamma mia. Bello, un bel posto. Guarda, qua si sta bene, veramente. Se uno si organizzava si faceva una braciolata. Una miseria, magari. Che miseria. Luce da sol. Namo, finito tutto.
Niente, fine. Pure stavolta. Pure stavolta. Noi siamo dell'Italia. Per forza. Bravo. Giusto? Marco, bravo. Per forza siamo così. Se no, non ci riconosciamo più. Chi siamo e chi non siamo. Ricordame siete questo ogni tanto, eh. Una volta. Vero Matteo? Tanto ricordassete questo, sì. Sì, oppure specialmente il cuore del risparmio virtuoso, che è un'unione di creature unite per il pianeta. Ma se il pianeta era in grado con noi, non ci offriva tutti questi. Guarda che bei fiori lì, guarda, guarda. Certo, guarda, certo. Guarda quei tulipani. E le profuma! Porca miseria, anni 80 al massimo! E le profuma! Porca miseria! E il paradiso! Il paradiso degli anni 80! E nammise! Che spettacolo, chi? Sono gli starnuti che facevo io! Che non ritorneranno mai più! Finito tutto!